respinge spesso il conoscibile, la realtà che ci circonda, a volte proveniente anche da un passato un po' lontano, altre volte ancora sospesa nella natura più rasserenante e senza tempo. Un antico paese, un bosco, una spiaggia assolata, la figura femminile, ma anche nature morte. Questi temi spesso indagati dalla pittrice bolognese Sandra Serenari, votata all'arte per passione, ma nella vita di ogni giorno avvocato. Dipinge con cognizione di causa. Ciò che fa è frutto di ispirazione, ma anche di studio. Allieva di maestri quali Volfango, Raf Spalvieri e Sonia Foschi, Sandra Serenari si è formata anche come decoratrice murale di trompe-l'œil nell'atelier di Irma Fiorentini. Ama lavorare ad olio su tela, ma utilizza spesso tra i materiali le matite e l'acquerello. Nella più recente produzione, nella quale la sua pittura si è fatta astratta, acrilico e stucco vengono lavorati anche assieme alla foglia d'oro e d'argento. L'astrazione delle forme, con i giochi di colori sparsi in vortici luminosi o le rappresentazioni non proprio completamente astratte, ma ancora per certi tratti riconoscibili e tendenti quindi più all'informale, sono lo sbocco necessario, forse, per quest'artista che dimostra di voler andare oltre, scoprendo le infinite d'utilità della materia e dando vita a nuove idee. Sandra Serenari ci dimostra che l'arte è un insieme di passione, tecnica e ricerca, al fine di una personale evoluzione e caratterizzazione.